Buongiorno, oggi per una volta sono già tutta bella preparata, insomma, tutta bella truccata. Adesso vi faccio vedere il mio outfit nello specchio. Mi sono vista questo vestitino con queste scarpe che sono comodissime. Lo so che farà dormire altri posti del mondo, ma qua a casa mia si gira. E mi sono vista questo vestitino, carino carino. Ho deciso di mettermi quest'acqua, anche se lo so che forse non ci azzecca molto perché tipo le scarpe nere, questo nero, quindi magari ci voleva nera, però mi piace troppo quest'acqua, quella che mi ha regalato mia sorella nel video dei regali di compleanno, vi ho fatto vedere che ho caricato domenica. E tutti i regali bellissimi ho avuto e questa qua la adoro, quindi me la voglio mettere. Infatti ho fatto il cambio borsa, ho messo tutte le cose qua dentro, adesso la chiudo. Il mio outfit completo. Che carina! Dammi sempre. Come lo lascio un po' solo, subito si appisola e si addormenta. Non fare il bimbo cattivo. Adesso ti devo svegliare con tanti bacini. Sì, tanti bacini. I bacini, mio amore, i bacini. Guarda come mi sono fatta carina per te. Ti piace? Che hai detto? Oh, mi è caduto qua. Qualcosa. Faccio tutta la scarpa sporca. Ma che è successo sulla mia scarpa? Una roba tipo la cera della candela. Fa tutte io le combino. E guardate qua che cosa altro ho combinato. No, vabbè, vi faccio vedere. Praticamente abbiamo mangiato, ci siamo fatti la pasta con la pummarola e guardate qua, il tappeto tutto sporco, uffa, eppure il fornello, guarda, è sporco, la cucina c'è un bicicchio sporco. Quando mi sono fatta sta cucina, no? Dopo, poi dobbiamo scendere. Dopo, poi dobbiamo scendere. È tardissimo. Quando mi sono fatta questa cucina, io pensavo che non si sporcava, non la volevo mai usare. Uffa, mi dispiace troppo vederla sporca. Il lavello e il fornello non c'è spazio, quindi io non so dove diamine fare i piatti. Cioè, quando tu metti i piatti e metti le cose dentro, e li devo fare stesso sul fornello, però qua è instabile, no? Qua sopra non è una base. Donne, mi potete capire? Quindi praticamente io mi sono esaurita e mi devo ricoverare nel manicomio perché metto i piatti qua sopra e sono caduti. È caduto il piatto a terra, si è rotto il piatto, si è spaccato il tappeto, però i maccheroni li ho mangiati lo stesso e li ho raccolti da terra. Eccoci, wow, Max, stai a Beverly Hills, questo qua. Mi sembri Dylan di Beverly Hills. Oggi giornata bellissima, troppo bello, perché praticamente cosa è successo? Dobbiamo andare a vedere dei cagnolini. Finalmente diventerò mamma. Perché praticamente Max ha visto questi cagnolini, però in un negozio di cani. Io devo dire questa cosa, ci tengo proprio a dirla tantissimo, che diciamo io sono stata proprio educata dalla mia famiglia e proprio io che siamo molto contrari ai negozi di animali. Perché diciamo siamo contrari a questo commercio che si fa sugli animali, li fanno accoppiare, li fanno, poi li tengono nelle gabbie, è una cosa che a me non piace. Quindi io non ho mai pensato in vita mia di comprare un cane, anche perché i cani lì sono pieni di cani, ci sono cani randagi, cani abbandonati, e quindi ho sempre pensato che fosse giusto salvare i cani, quelli abbandonati, quelli che non sono di razza, anche perché poi a me la razza del cane non me ne ha mai fregato nulla, anzi i cani meticci come ce l'ho io, sia Molly che Cookie sono due meticci, sono intelligenti, sono dolci, quindi non ci tengo alla razza, per me è tutta una stronzata questo fatto della razza. Infatti quando mi chiedono, perché i miei cani sono bellissimi, eppure sono meticci, saranno in croce, non lo so, mi chiedono che razza sono, dico nessuna razza, quindi non ci ho mai tenuto a sta cosa. E i canini sono pieni di cani, quindi bisognerebbe comunque prenderli da là. Però praticamente Max si è trovato a passare per questo negozio, dato che noi cerchiamo sempre i cagnoliti, ha dato uno sguardo e mi ha fatto queste foto di sti cani, ma no, non ce la faccio.
mi hanno veramente rubato il cuore, sono troppo troppo belli e quindi adesso li andiamo a vedere. Mi dispiace anche per questi cagnolini, perché poi anche loro stanno nelle gabbie, quindi infatti poi ho scritto a mia mamma un messaggio su WhatsApp e le ho detto: mamma, stiamo andando a vedere questi cani. E mia mamma ha detto: no, sei pazza, i cani non si comettono. Sì, lo so mamma, io la penso come te, però ci dispiace questo fatto, anche questi cani stanno nelle gabbiette. Mia mamma ha scritto una frase che proprio mi ricorderò sempre, mi è rimasta molto impressa. Mi ha detto: tanto la gabbia si riempirà di nuovo e di nuovo e di nuovo. E questa è una cosa tristissima, cioè a pensare che comunque anche togliere questi cani dalle gabbie non serve a nulla, perché comunque si riempiranno di nuovo, perché c'è un grande commercio per la vendita degli animali. Quindi mi trovo proprio divisa in due parti oggi. Non sono, da un lato sono felice, da un lato veramente sento di andare un po' contro i miei valori. Comunque viva gli animali, qualsiasi razza e qualsiasi specie, vero Max? Ci vediamo dopo, perché siamo arrivati, sì. Sembrano grandi, ma sono piccoli. Guarda dove si è messo bello. Guarda che fa. Santa. Guarda qua, ci fatta quella coda. E quello? Poverino, quello che ha messo. Vieni pure tu. Sono già crassi. Questo dovrebbe essere tipo un chihuahua. E quello un pinker. Quello dorme. E lui che fa? Guarda come lo va a scacciare. Questi due sono bellini, molto più carini, tutti pelosi. Che belli. Belli quei cagnolini, erano tutti belli, è vero? Bellissimi. A te quale ti piaceva? Tutti e due li dobbiamo avere. Come tutti e due? Quello chiaro e quello marrone. Il chihuahua e Pinscher. Ma li possiamo prendere tutti e due? Dove li mettiamo? No, perché uno rimane solo lui, è triste. Ma se lo prenderà qualcun altro, no? Cioè non ce la faccio. È tutto il tempo che sta dicendo no, perché a me piaceva quello là bianco e chihuahua quello là più grande che vi ho fatto vedere, che tra l'altro mi ha detto che già a 4-5 mesi, quindi più di questo comunque non cresce. Invece c'erano poi quei piccolini a pelo lungo che erano bellissimi, piccolini così, sembravano dei gattini.
Quelli là però devono crescere ancora e hanno un paio di mesi. Comunque però sono più piccoli dell'altro. Però a me mi ha colpito quello là, la chihuahua, che poi è femmina, Chiara, che stava nella gabbietta assieme al pince. E Max è tutto il tempo che dice: no, dobbiamo prendere pure a quello, perché sennò poi resta solo lui ed è triste. E poi anche un poco bruttolino, nessuno so piglia. Più brutto tu. No, tu hai detto così. Hai detto, infatti io dico, a me piace quello, a me mi piace quello marrone. Ma è più bello di quello là. È più bello. E poi è più intelligente. È più intelligente. È maschio. È maschio, perciò. Ma poi hai capito che significa un maschio e una femmina? Quelli poi si accoppiano. No, noi li portiamo a stabilizzare. Oddio mio. Comunque non possiamo prendere due cani, dai, cosa lo facciamo? Ma scusa, allora secondo questo ragionamento, tutti quanti, per esempio, mostriamo i barboncini quattro, uno se li devi via, tutti e quattro, perché sennò no, perché è triste. Se ne prendi uno rimangono tre. Ah, rimangono tre. E invece quello rimane lui solo. E allora ci andiamo più a quello bianco. E quello marrone. No, solo il bianco. Uffa. Come uffa? Io lo vado a prendere di nascosto. Di nascosto, e dove lo porti? No! Ah, ci andiamo a piasole bianco. No, non esiste. Perché non esiste? Non ha né faccio questa infamità. Infamità. Non ci riesco. Come si fa? Che poi erano veramente tutti belli. A me puoi pagare per prendermi un cane, è una cosa che cioè, non sopporto, è proprio brutta perché non sono oggetti, però mi piace troppo quel cagnolino. Me ne sono innamorata appena l'ho visto. Uffa, non mi dovevi far vedere quella foto, adesso mi hai fregato. Spesina. Abbiamo approfittato, abbiamo fatto anche un po' di spesina, è vero Max? Appena, giusto una cosa, detto, prendiamo il carrello, no, giusto una cosa, 120 euro. Non si dice, perché? Abbiamo segreti, perché non lo dobbiamo dire? Ho incontrato pure un sacco di ragazze che mi hanno salutato. Ah, che stanchezza, mi sono stancata. La cintura. Pizza fatta in casa con il video che vi abbiamo fatto sul secondo canale, questa qua con funghi e prosciutto è troppo buona e invitante, anche con l'origano buona. Cachito ci ha preparato per dessert dopo la pizza. Come si chiama? È un dessert fatto con al pistacchio, mandorle e cioccolato. È super gelato alla vaniglia e qua della menta per decorare. Ma com'è bello, non vedo l'ora di assaggiare. E questo dobbiamo fare il video, è troppo bello, è carinissimo. Sto qua nella mia stanzetta dello studio e che sto montando appunto il vlog, ci aggiungo sta parte e lo mando online, perché come sapete io per far andare il video online comunque lavoro molto la sera e la notte prima, perché la connessione non è proprio velocissima, quindi ci metto un po' di tempo. Comunque oggi è stata veramente una giornata fantastica e non so, io sto piena di dubbi. Da un lato sono troppo contenta, però ci voglio pensare bene super, insomma, quindi sicuramente comunque vedrete tutto nei prossimi giorni. Io penso che già domani torno, perché poi non so se vi è mai capitato così, no? Io dico sempre questa cosa che i cani non si comprano, ho sempre detto questo, no? Mi farebbe piacere sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Però ci sta anche da dire un'altra cosa, che io appena ho visto questo cane ho avuto la sensazione che ho avuto esattamente con Molly, che quando ho preso Molly, che era un trovatello, quindi praticamente era una cucciolata che si era trovata per strada e stava nella spazzatura, vabbè, non me lo so spiegare, che poi Molly era un meticcio, però era bellissima, super pelosa, un batuffolino, veramente bella. E io quando la vidi ebbi la sensazione proprio di sì, questo è il mio cane, è mia, vi giuro, cioè ero proprio convintissima. E adesso praticamente sento quella stessa sensazione, quindi da un lato, cioè io se torno e vedo che il cane non ci sta, veramente muoio proprio, quindi che qualcun altro se l'è preso, non lo so. Quindi un po' sta cosa, un po' questa cosa di prendere cani nel negozio, come vi ho detto, non mi appartiene, insomma, perché
però non lo so, penso che anche loro sono poverini a stare nelle gabbie, quindi non so, sono l'eterna indecisa come al solito. Prima di salutarvi volevo dire un'altra cosa. Oggi ho caricato il video dei regali di compleanno e nel vlog che è andato online ieri, infatti il giorno prima, praticamente avevo sbagliato a dire, ho detto regali di Natale invece che regali di compleanno, perché come sapete io sbaglio sempre a dire le cose, ho lapsus, robe, sbaglio, mi impapero, e quindi praticamente ho detto regali di Natale, vi faccio vedere i miei regali di Natale nel vlog, no? E invece era regali di compleanno, tant'è vero che oggi ho caricato il video dei miei regali di compleanno e mi fa ridere come alcune persone nei commenti addirittura hanno dovuto trovare il marcio anche in questo, hanno detto che addirittura io ho mentito, che questo era un video che avevo girato a Natale per i regali di Natale, invece l'ho caricato adesso, cioè ma scherziamo, che poi non lo so, veramente la gente vede del marcio ovunque, cioè è stato il mio compleanno pochi giorni fa, cioè ovvio che io mi sono svegliata a dire, ho detto i regali di Natale, invece che il compleanno è un po' come Natale, no? Almeno a me ho ricevuto tanti di quei bei regali, se avete visto il video veramente sembrava Natale, per me ero contentissima, quindi questo è tutto ragazze, lasciamoli parlare e noi sorridiamo, io vi mando un bacio grandissimo, sono troppo felice, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa cosa, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like, un pollice in su, ciao.